una vittoria bellissima, frutto di tanto lavoro, di tanta determinazione, di una squadra che non molla mai. Ah, e complimenti soprattutto perché abbiamo avuto questa trasferta difficilissima in Svizzera, 20 ore di pullman, l'infortunio a Blagojevic che non sapevamo se poteva rientrare, ma soprattutto abbiamo fatto fatica chiaramente a lavorare viaggiando così tanto. Quindi un grandissimo complimenti a queste ragazze stupende. Il primo set penso che sia stato il meglio giocato di questa stagione da parte nostra, e quindi veramente grande pallavolo Urbino, e grazie di cuore ai fedelissimi che ci hanno veramente sospinto. Il lavoro direi certo anche di Paolo De Persio, che ha messo in condizioni la Blago di giocare questa sera. De Persio e Mencacina hanno lavorato veramente 24 ore al giorno dal ritorno alle 8 di mattina di giovedì dalla Svizzera per rimetterla in piedi, e veramente comunque applausi anche a Fossett, è partita molto bene, ci ha aiutato. Poi io penso che fosse una partita in cui c'era bisogno di molto equilibrio, soprattutto in seconda linea, e Yelena è veramente un top player in quel ruolo, e quindi ho optato per lei, ma grandi complimenti alle ragazze, a tutte e 12, perché ci permettono di lavorare sempre ad alto livello. Comunque non c'è tempo di riposare per niente, perché mercoledì si ritorna in campo, poi due trasferte molto molto delicate. Beh, adesso pensiamo a goderci, perché 3-0 a Novara quest'anno è veramente un grande risultato. Poi domani verso mezzogiorno iniziamo piano piano a preparare la coppa, perché insomma abbiamo bisogno di goderci le vittorie per rigenerarci. Mister Caprara, è stata una battaglia, alla fine l'ha spuntata Urbino, ma ha qualcosa da dire? È stata una bella partita? Sì, è stata una bella partita, direi, una partita giocata punto a punto, a parte il secondo set dove noi verso la fine abbiamo subito un po', però io sono abbastanza soddisfatto della prestazione della mia squadra. Abbiamo giocato contro una signora formazione, Urbino gioca molto, ha giocato molto bene, quindi bisogna fargli i complimenti prima di tutto, perché loro sono stati veramente bravi. Noi abbiamo provato a stare in partita, ma il nostro è un problema ormai che si porta dall'inizio della stagione, per il semplice motivo che non avendo mai giocato con la stessa formazione ovviamente siamo più indietro di Urbino come squadra, ma questo è normale. Lei sicuramente le prova tutte per provare a ribaltare l'esito della prima, come dice, le ha un po' contate. Sì, cioè noi non per le vicende che voi conoscete non abbiamo avuto modo di giocare sempre con la stessa formazione, per cui mi devo inventare un opposto ogni partita a seconda delle situazioni. Questo sicuramente non aiuta nemmeno le ragazze, che sono state molto molto brave proprio a provare di adattarsi a questa situazione di emergenza che abbiamo.